una parte mi coccolavano e dall'altra parte mi davano delle grandi legnate per vedere se imparavo a fare il prete e a fare il missionario. E poi io ho studiato, oddio, non esageriamo, no? Non ricordo una domenica in cui abbia studiato, avevo cose molto più importanti da fare la domenica, la messa, gli amici, il pallone, tutte le cose lì che sono molto più importanti dello studio, evidentemente, no? Però sì, avevo studiato, però realmente non era molto quello che avevo imparato che servisse realmente per essere missionario, per essere sacerdote, per essere con la gente. E allora quello che mi resta è questo affetto di, se comincio a fare memoria di tutte le persone che mi hanno voluto bene nel corso della vita, prima e dopo la missione, e allora non si dice più. Allora non bastano altri 40 anni per ricordare tutti, però in qualche modo vengono tutti presenti, no? Una delle cose, forse delle cose interessanti di essere a Roma è forse quella, una delle poche cose buone realmente, perché le altre sono un po', oddio, meglio non doverle vivere, però sono cose belle che passano un sacco di persone e allora si rivedono persone che si sono, con cui si è condiviso durante gli anni e che si è, allora si ricordano momenti di vita, si ricordano soprattutto appunto persone con cui si è condiviso la vita, persone che si è riuscito magari a fare qualche cosa di buono e da cui si è ricevuto anche molto. Questo aiuta un po' a vivere anche il presente, e questo raccontare la missione di Luca anche nella lettura di oggi, nella prima lettura.